Siamo a Taranto in via Mascherpa, in quella che era o è l'area adibita al parcheggio dei camper. Ora è una zona completamente abbandonata, devastata, meta dei vandali, una situazione veramente da... sembra che sia avvenuta una... sia scoppiata una guerra in questa zona. Ne parliamo con Mimmo Lardiello, l'avvocato Mimmo Lardiello. E in questo caso soprattutto un cittadino di Taranto che ringrazia l'associazione Taranto Turismo per quello che fa, perché sono opere importanti e sono segnalazioni che mettono in evidenza quello che è lo stato reale delle cose oggi a Taranto, a fronte di intendimenti, fiumi di parole che vengono sprecati, a fronte di operazioni probabilmente anche molto propagandistiche ed impegni magari anche presi rispetto all'arrivo di crociere piuttosto che di altri mezzi che possano in qualche modo collegare il territorio al resto d'Italia. La situazione purtroppo che offre la città in questo momento è quella che vediamo stamattina. Si tratta di un'opera per cui negli anni scorsi sono stati impiegati milioni di euro, che oggi è abbandonata allo stato totale di incuria, e l'amministrazione comunale non può far finta di non conoscere questa situazione, perché ci troviamo davanti a uno degli snodi stradali principali della città. Praticamente mediamente ogni tarantino passa di qua almeno una volta alla settimana. Quindi io credo che sia assolutamente necessario prendere atto di questa situazione, ed è simbolico che privati cittadini che si riuniscono in associazione oggi vengono a sopperire a quella che è invece l'attività che dovrebbe fare la politica e l'ente pubblico, un'attività di ricognizione del territorio e di valorizzazione di quelle aree, specialmente in un caso come questo in cui già dei soldi pubblici sono stati spesi e bisognerebbe semplicemente mettere a progetto e affidare a persone capaci per dare un'offerta in più. Sottolineo che si tratta di una zona di sosta con servizi per i camper. Immaginiamo centinaia di persone che, qualora i vari intendimenti dovessero andare avanti, verrebbero a Taranto, che non saprebbero dove parcheggiare il camper.